Hai rovinato. Allora, fammi tirare fuori un paio di questi. Non c'ho le unghie oggi per acchiapparli. Quindi facciamo così. Buongiorno. Chi è? Io chi? Lo rifaccio? Fallo. Quello ditino piccolino. Sì, ho preso su Shein, ho preso qualcosa. Nicole. Oi, Clau. Change. Quando fanno così.
quanto è bello avere l'eroe, il papà che aggiusta tutto, no? È vero. È vero. Ci pensa papà. Sì. Se si rompe qualcosa lo faccio vedere a papà. Su, allora, l'altra sera, nella televisione che ho in camera da letto, che è del 15-18, e con il decoder pure, i primi decoder che sono usciti, non so come fa a campare ancora, ancora si vede. L'altra sera però, che volevo vedere, sabato proprio, la finale di Sanremo, ha deciso che la Rai non si vedeva. Si vedeva tutto, ma la Rai no. Rai, sì. Vabbè. E quindi vabbè, lo dobbiamo dire a papà, non ti preoccupare. Poi siccome lui era andato a prendere Flavio che stava da degli amici eccetera, e nel frattempo Gaia si è addormentata, certo. Ma quando sono tornati glielo ho detto, guarda che così colà, lui ci ha messo un po' le mani, dice no guarda proprio non c'è prende. Niente da fare. Allora a un certo punto la TV, io la lascio, mi ci addormento con la TV accesa e si spegne da sola, no? Certo. Lei ha, mentre dormiva, si è accorta che si è spenta, perché ha fatto si è svegliata, erano tipo le 3 di notte. Mamma, si è spenta, perché dormiva con me. Mamma, si è spenta, dobbiamo dire a papà che ne devi comprare un'altra. Gaia, non ti preoccupare, dormi. Domani amore. Glielo diciamo. Dai, glielo dobbiamo dire, sì. Pensa te, bambino. Lo dobbiamo dire. È una cosa importantissima. Ok. Adesso. Giriamo questo. Prendiamo un coverello. Che mi pare che questo io poi faccio i miscugli dei cover e non mi ricordo che ci metto dentro. Mamma, questo è bellissimo. Si mazza questo. Quindi ci abbiamo 1, 2 e 3. Oggi non mi parla nessuno. Forse l'orario? Tutte a guardare. Sì? Non mi parlano. Non ti rispondono, non ti chiedono. Eh sì, fanno domande, no? Potrebbero. Potrebbero, sì. Sono arrabbiate con me oggi. Non mi sono incuriosite.
Cosa non è? Ma cos'è? Cosa non è? Gaia c'ha l'influenza, qualcosa, boh. Vai, vai, tranquilla. Posso? Sì, quindi, aspetta che mi tolgo l'audio un attimo. Però questo si è proprio fermato, non cammina più, e prendere diciamo, il carro attrezzi lo portano da un'altra parte. Non c'è. Mamma mia. Sa che fa caldo oggi. Sì, si sta bene, decisamente bene. Oddio, per legge a te ho perso la perla qua dentro. Mi piace la canzone che ha vinto Sanremo, ma questo ho messo in lampada. No, questo è acrilico, non va in lampada. E la canzone che ha vinto Sanremo avrei preferito altre. Mi piacevano più altre. Però tanto le continueremo a sentire ovunque. Ah sì. Ma chi è? Sai chi è? È il pagliaccio tutto matto? Pagliaccio tutto matto. Dopo mi faccio le unghie se a qualcuno interessa. Chissà che cosa. Guarda, non lo so manco io. Perché io il mio problema è che ho talmente sollecitazioni visive che vorrei farmi tutto. C'hai ragione. E alla fine non mi faccio niente di quello che ho visto. Magari me le faccio pure male. Cioè. Con quando sì, carina le solite canzoni di Annalisa, però perché ormai ha capito la formula. Brava. Ha capito la formula che vende di canzone e sono tutte uguali, carine, orecchiabili, però tutte uguali. Un bello staff dietro. Sì, che perché autori, è cambiata. Sì. Totalmente, eh? Sì, sì. Cioè, mi piace di più, come adesso. Anche a me. Mi piace di più. Almeno ha una personalità. Brava, ben precisa. Sì. Mi piace di più. Molto più femminile, molto. Sì. Più, però... Comunque è donna, più... c'ha 38. Sì. Anni, voglio. Sì, dire. Sì, è una donna. Non è più, sì, sì. Non è più una ragazzina. E quindi... Però molto fine, comunque. Non è, sì. Sì. Non è. Sì. Mai volgare. Sì, è vero. Sempre sopra le righe, insomma. È vero, è vero.
Tupani c'hanno la sfilata per il quartiere Mascherati. Ma chi? Gaia. Con la scuola della scuola o la scuola? La scuola, con la scuola. Ah, carino. Infatti domani ci andrà. Per forza non posso dire. Domani ci va. Spirinozza. Domani ci va, infatti pure lei. Mamma, ma non ci posso. Certo che ci vai. Domani sei guarita, ti preoccupare. Bello, e girano per il quartiere? Sì. Belli, però vedi che cominciano a fare un po' di... Meno male, perché senti, io... Hanno bisogno da, bambini. Da quando ha cominciato la materna... Ma tu ti ricordi tutte le belle... La recita di Natale, la recita di fine anno. Di Pasqua. Niente, non c'è più niente. Ammazza. Non c'è più niente. Non lo so se gli altri le fanno, ma sta noi di siamo fatto... in scuola privata. Noi sì. Forse facciamo il concerto di Natale. Capito. Cioè, scuola media poi ancora, quindi media, ecco, elementare. Ecco, sì. Sì. Noi facciamo anche il ballo delle debuttanti. Porca vacca. Terza media fa il ballo con i genitori. Ragazzo giacca e cravatta, coi guanti, con la divisa. Le femmine tutte col vestito bianco, tutte uguali, bellissimo. Si balla il valzer nel parco della scuola. Che figo però. Sì. Ti farò vedere. Per forza. Senti, ma il cane? Il cane è bellissimo, sta in ufficio. Ah, giusto. Sì, è tenero. Te lo scordi di averlo, è talmente... Carino. Si è adattato talmente ai ritmi familiari. È diventato parte dell'arredamento dell'ufficio. Sì, fa parte, sì. No, ma anche se lo lasci a casa da solo, cioè... A seconda di quello che faccio lo porto. In macchina fa parte dell'arredamento della macchina. Se come metti. Che roba. Sì. Che carino. Sì, veramente. E poi è legato a Emanuele, proprio. Poi cucciolo con cucciolo. Ma si gioca, Emanuele lo fa giocare, proprio. Cucciolo con cucciolo. Sì. Sì, calcola che Emanuele quando torna a casa, mentre prima magari la sera poi si buttava lì col telefono, adesso gioca col cane. Forte. Sì. Ma poi crescono insieme. Sì, ma lui è... Studia Emanuele e il cane gli si mette sopra o in braccio o attaccato a una gamba. E sono andata di là in cameretta, lui stava ripetendo ad alta voce col cane in braccio. Il cane lo guardava e lui ripeteva. E ripeteva al cane? Sì, ripeteva al cane. Ma cos'è? Cosa non è? Preparato l'unghia come sempre, come con qualsiasi sistema. Utilizzo il bonder e un gel di base anche sotto all'acrilico, una base elastica HD base nylon di Beauty Space Nails. Starei lì con te solo per odorare il monomero. Era qualche giorno che non lo usavo, Devo dire che mi è mancato. Quando l'ho aperto le mie papille, no, come so, quelle nel naso, come si chiamano? L'ho fatto, insomma, il naso si è così risvegliato. Ha detto, ah! La memoria olfattiva. L'avevo dimenticato. È vero, questo odore è particolare. Pensa che ogni volta che vado a fare benzina mi domando come fanno le persone ad adorare l'odore di benzina, che a me non piace. È uguale qua, a me questo piace, ma a tanti no. A tanti non piace, vero? Esatto. Grazie.
Allora, adesso sto utilizzando queste nail form che sono di Beauty Space Nails, sono le Salon. Invece quelle che abbiamo fatto insieme in collaborazione con me sono più grandi, più lunghe, e in questo caso diciamo che non mi servono e quindi utilizzo le Salon, che sono quelle proprio da salone, lunghezze da salone. Pelo pelo proprio, sì, perché io li mischio vari colori, cose, no? E poi se lo dovessi fare uguale, non mi viene uguale, perché ovvio. alcuni me li scrivo, però questo non. La? L'indirizzo per cercare l'appuntamento per la carta. Scrivi. Oddio, ma non hai confermato! No. Wow, e mo l'hai perso! Cazzo! Si chiama. Scrivi su Google carta d'identità. Carta d'identità, te lo trova lui. Cioè, 6 mesi per appuntamento, si è dimenticato. Però c'è stato il. Ci saranno l'open day. Certo, devi andare. Ma perché era passato? Era mercoledì. No, dovevi confermare tra il 10. Gli ho detto mettiti la sveglia. Tra il 10 e il 12 doveva confermare. Beh, oggi è 12. Ma oggi è 12, ma sai che puoi confermare ancora? Confermo? Sì. Tu dici per evitare di arrivare all'Ariano? Sì. Prova a vedere se. Ti dà la conferma. Prova a vedere se ce n'è più vicino e se no. Confermi quello. Comunque pure questa cosa è vera. No, assurdo, cioè, è vergognoso. E poi tu vai nei municipi, sono vuoti, eh? Non c'è niente. Loro stanno lì. Che non c'è più appuntamento. Covid ha ammazzato proprio tutto. Sì, sì. Proprio una rosa. Sì. Molto bello. Molto bello, naturalesco. Sì. Naturalesco. Naturalesco. Com'è le visite? Le visite, sì, pure le visite agli ospedali. Cioè, che vergogna. Lo sai che quando tu telefoni e chiedi una visita col CUP, sì, insomma, CUP. E ti dicono che è tutto, che le agende sono chiuse. Mm-hmm. E tu gli dici mi dà la, mi ricordo com'era quel video, me lo so salvato, lo devo cercare, il numero della, come dire, della pratica che dichiara che le cose sono chiuse, eccetera, eccetera. Ah, non ce l'ho, va bene, mi passa al suo superiore. Ah. O sai che te lo trovano al posto, perché non lo possono fare. Ah. Lo sai che non lo possono fare? Perché loro ti spingono. Perché loro ti al spingono privato. Al privato, esatto. Certo. Certo.
giorno c'era uno appunto che ha fatto proprio il video mentre chiamava e oh, gli hanno trovato il posto, eh. Hai capito? Dice, no, ma non è mia responsabilità. Appunto, allora mi passi il suo superiore, che la responsabilità se la prende lui. Certo. Lui, lei. Ah, no, non vuole venire. Oh, si sentiva dall'altra parte la superiore che diceva, trova il posto. Cioè, che vergogna. Parliamone, eh. Che vergogna. Parliamone. Perché giustamente quella pure dice, ma a me che me ne frega, te ma prende me la responsabilità di una cosa che non si può fare. Certo. Tra l'altro. Sì, ma loro tipo si prendono... 3 visite al giorno, cioè la cosa niente, è nulla. E poi tutto in privato. Mandami quel video se lo trovi, lo devo far vedere a mia mamma. Eh sì, ce l'ho tra i salvati qui di TikTok. Puoi immaginare quanti ce n'ho, 7000. Lo ritrovo. Solo poco tempo fa ho scoperto come creare delle raccolte, insomma, le racchiudo in argomenti. Mm-hmm. Tipo delle cartelle. È brava, tipo delle cartelle, almeno così li trovo. Però quello, quello non c'era. Però lo devo cercare. Che vergogna. No, veramente. Ci posso pensare. E questa cosa ancora delle mascherine in ospedale, non lo possono fare, eh? Che cosa? Di obbligarti a metterti la mascherina in ospedale. Lo possono fare? Non lo possono fare. Al reparto nostro sì. Non è... Ma non è obbligatorio, no. Siamo noi, lo chiediamo. Sì. Perché tutti gli accompagnatori... No, no, quello va benissimo, ma tanti... Cioè, per entrare... Ah, no, per entrare no. No, di Al Gemelli noi andiamo sempre senza pure mascherina. Pure noi, sì, adesso. Sì, io pure entro. Ma chiaro che in certi... Chiaro che proprio in certi... Beh, vabbè, lì è... Ma al di là di ogni cosa non me la sarei messo... Certo, cioè, ci deve essere una cosa del governo. Me la sarei messa al di là di ogni certo, cosa quando certo. Uno ha un sistema immunitario fragile. Provato, certo. Cioè, è ovvio... Però tu non mi puoi impedire di entrare all'ospedale perché non ho la mascherina. Assolutamente. Eppure alcuni ospedali lo fanno. E se no mi metti a disposizione le mascherine. Perché non c'è l'obbligo da nessuna parte. Allora se tu fai una politica del genere, la puoi fare. Però mi fai il dispenser di mascherine gratis e io la metto. No? Vuoi stare sicuro nel tuo ospedale? Mettimi in sicurezza. Anche. Tanto poi hanno loro i dottori, sono i primi a non portarli. Sì, esatto. Infermiere. Te l'ho raccontato quando mi sono andata a fare sto coso alla fronte? No. Allora, ci serve il tampone negativo, parapaparapà, va bene. Buttato 15 euro perché ci ho ripensato quando sono tornata a casa, ma a me non mi ha chiesto nessuno sto tampone. Ma veramente? Non me l'ha chiesto nessuno. Ci ho pensato quando sono arrivata a casa, dico, ma io sto foglio? Cioè, sono i primi medici, capito? Certo. A aver capito che c'è di peggio dentro agli ospedali che gira, eh? È quello. Cioè. Certo che c'è di peggio, è ovvio. Mia madre si è prese il Clostridium difficilis, ti manda al creatore, eh? È un batterio intestinale, ti manda al creatore, quella ci stava per morire, eh? Hai capito? Girano dei batteri, sì. Super resistenti, super, poi. Super, sì. Hai detto bene, super resistente. Certo, perché poi resistono agli antibiotici, cioè si fanno la corazza, no? Certo. Come è giusto che la natura fa. Come è giusto che il Covid evolve e come vedi non è che ce ne siamo tutto liberati. Evolve. No, non ce ne siamo cioè, liberati. Cioè, io non lo so. Quelli che pensavano che ce ne saremmo liberati, in che mondo? Cioè, pensavano fosse un virus diverso, non lo so. No. Ma accorciamo. Se non trovi, sì. Se no, non mi rispondono qualcosa. Credo.
credo che ti ritorna una mail con la conferma, ma se confermi da lì c'è un tasto blu, no? Fai confermo. Quando siamo andati a Lariano per Flavio, giustamente lui ce l'aveva già in scadenza la carta d'identità, non c'era nessuno. Oh, dice, senta, io ho portato le foto, tutto quanto, ma non è che tante volte... No, solo con prenotazione. Cioè, ma col fio ho portato... Cioè. No, vabbè. Ce l'ho la prenotazione. Cioè, ma loro ce l'hanno... Ce l'hanno nel computer, come dire. No, dice, ce l'ho la prenotazione, è mio figlio. Ma era per lui. Ho capito. No, allucinante, guarda. Cioè, non è che mi sono presentato così, sono venuto... Abbiamo uno, fai due, uguale. No, signore, bisogna la prenotazione. Certo. Ma dai, sto qui troppo, per piacere. Capito. Vengo da Roma. Da Roma. Ho 40 km a e 40 a tornare per fare una carta. Ma cioè, adoro. Tipo l'American Express deve diventare. Madonna, quello poi con la moto. Un piccolo credito. Lui stava con la moto che veniva dal lavoro. Cioè, no, guarda, ma cosa... Ho dovuto prendere Gaia prima da scuola perché... Certo, perché è tutto un impeachment. Cioè, parole. Ci abbiamo il municipio qua dietro. Sì. Che sarà chiuso ovviamente perché saranno... No, è aperto. No, nel senso che sarà vuoto. Ma è ovvio. Saranno 3 persone al giorno. Perché quando poi vai su prenotazione... Perché no? con gli appuntamenti vanno 3 persone al giorno. Tutto pieno, mi dispiace. Allucinante. E se ti serve il passaporto, io te ne scampi e liberi. Devi prima prenotare il viaggio. Devi prima fare il biglietto. Dimostrare che devi partire. Sì. Perché se no non... Dio te ne scampi e liberi. Oddio, io no, il passaporto sono andata al mio... Non c'è più l'appartenenza. A parte quello, ma... Però devi comunque prenotare, eh. No, io l'ho fatto senza prenotare. Io l'ho fatto lì per lì. Cioè, ho fatto la ma fine. Quando? Ma... A Emanuele gliel'ho costato l'anno scorso, nemmeno. Ma io sono andata alla polizia su via Aurelia. Fai la fila. Ci sono andata di pomeriggio. Dice, signora, venga di pomeriggio. Fa la fila e fa la documentazione. E dopo un mese mi hanno dato... Dopo 3 settimane mi hanno dato poi... Ma pensa... Sì. Se ti serve vai lì. Cioè, ci stanno 2 giorni di pomeriggio... Che puoi andare a vuoto. Senza prenotazione. Senza prenotazione ci vai là. Fai la fila. Ma pensate. La polizia sull'Aurelia. Questi, devo dire bene che... Dammi quest'altra che controllo un attimo pure qua. E non mi fa vedere altri appuntamenti. È vero? Perché c'hai quello? Perché l'ha confermato. Per vedergli, no, per vedergli altri appuntamenti devi avere 0 appuntamenti. Sì, certo. Sì, che bastardi. Signore Pinco Pallino, lei c'ha un appuntamento in corso. Non può sì, creare. Sì, se, e poi lo annulli magari e te lo ridanno fra... Sì. No, non lo annulla. No, non lo annulla, ormai. Ti fai sta passeggiata? Che roba, che vergogna, guarda, io boh. In Colombia non funziona così però, eh? Vedi? Ci sono certe cose che funzionano meglio, no. Sì, sicuramente. Qui vogliamo fare quelli sofisticati, quelli, sì. Quelli tutti elettronici. Sì. Sì. Vado a vedere. Informatizzati. No, mi io mi ricordo prima... Sì, ma tutto sto tempo? No. Ma ci vogliono tempi, eh. Prima mi ricordo per fare il passaporto, uno andava in banca, pagava. Capito? Poi andava con la ricevuta. E te lo facevano? Ma nemmeno 3 ore aspettava e te lo facevano. Cioè, 3 ore? No, adesso invece devi andare messa pure alla capitale direttamente a... No, al passaporto... A Bogotà? Ah, no, parla di Colombia. Ah, ma pensate, capirei. Colombia, in banca, poi con...
ricevuta che hai pagato chiede appuntamento e te lo danno un 60. E se sono parati allora tutto. È uguale. È il mondo, è tutto il mondo, è paese. È tutto allineato. Si sono allineati, gli astri si sono allineati. Che roba. E prima il cittadino magari si risolvevano il problema subito, loro magari erano un po' un affanno dentro il sportello. Sì. Adesso proprio l'affanno non c'è là. No, l'affanno. Mandare un affanno al cittadino. Bravo, bravo. Mandare un affanno al cittadino, dice bene. E loro tranquilli. E loro tranquilli, giusto. C'è della burocrazia, no? Viene sì. Brava, bravo. Dal latino puro, kratos, no? Il potere della scrivania. È vero. È vero, è vero. La scrivania. Ma perché deve avere non lo so. No, ma quando, quando è il cittadino che ti vota. No, sì, infatti. Già. Il cittadino dovrebbe fare la tanica, l'accendino. E fa un bel falò. Ma dai, fuoco a loro. Paga il comune, vale. Un bel falò. Un bel falò. Che carino questo. Mm. Come fanno i francesi? Falò everywhere. Sì, sì. E che gli hai torto? Mo, saranno antipatici, saranno quello che te pare, però se non tanto de cappello. Qualcosa, boom. Tanto de cappello. Sì, sì. Dice, ah, non me lo dai? Ci alza la temperatura. Sì, sì. Pensi questi qui dovrebbero essere i primi a accontentare il popolo, no? Perché il popolo certo che ti ha votato, certo. Invece all'incontrato. Sì. Allora raccontava tempo fa, io consegnavo un signore che sta via Stadivia, Trucchivendolo, e lì a fianco c'è il palazzo grande. Non è una questura della polizia, però è una cosa, un archivio generale, sì, i poliziotti sì. Vanno, magari chi ha problemi con la busta paga, qualcosa va lì. E allora questo signore, siccome conosce un sacco di gente che lavora là, dice da quando hanno inserito i sistemi computer, tutta questa roba qua, gli archivi cartacei li hanno eliminati. Allora c'è chi faceva, come si chiama, l'archivista, sì, faceva quello del mestiere. Lavorava proprio in archivio, sì. Allora loro hanno dichiarato di non volersi adeguare. E lo Stato glielo consente. Tu puoi dichiararti non mi adeguo al cambiamento. Oh, e lo Stato non ti può né licenziare né non può fare niente. E quindi, loro quindi stanno, dice, tutto il giorno questa gente la vede quando non vanno avanti e indietro per marciapiede fino al bar. 7-8 volte al giorno. Poi stanno su e giù per il capito? Palazzo. Li pagamo noi nelle scrivanie dei colleghi. Non so parole. Dice perché loro si sono dichiarati che non volevano il cambiamento. Capito? Che come non era una cosa che dipendeva da loro, lo Stato non li può mandare via. Allora dice c'è l'altro ministero, ha visto il Palazzo di Giustizia dove ancora sì? Dice gli archivi sono cartacei, sì. Che lì stanno in 2-3. Mandateli là! È anticostituzionale perché un ministero non può comunicare con un altro ministero, quindi da qui non li puoi mandare là.
Fa parole. Ti rendi conto? Che vergogna. E di là mancano. Però siccome dice lo Stato non c'ha i soldi per assumere altre persone. Paghiamo quelli, hai capito? Però paghi questi qui che sta al bar. Bravo. Beh, lì bisognerebbe cambiare il mente, però. E dice gente così, dice uno addirittura si è ingrassato, è diventato troppo grosso. Che non cammina più. E per loro hanno una sorta di regolamento interno, un poliziotto perché sono tutti poliziotti. Certo, sono poliziotti, non può essere più di tot. E l'hanno mandato in pensione prima del tempo, perché era previsto che così grosso dovevano in pensione prima. Però continua ad andare lì sempre a su e giù per il palazzo, a parlare con i colleghi, a fargli perdere tempo. Si mette seduto, si scrivania, dice perché lui comunque si annoia a casa. Dice, poteva dimagrire. Dice, tu lo vedi che arriva con la motocicletta rossa, più grossa di te, come se fosse ancora attivo. Capito? Dice che poi sono tanti, non è solo uno o due, ci sono tanti. Quando hanno inserito i computer si sono dichiarati che non. Dice non li puoi mandare via, quello è il posto fisso che sognano tutti. Ma te rendi conto. Ma pensate, hai capito? Che regole. Non c'è parola. Tu devi fare una pratica, arrivi lì. E c'è niente. Arrivi lì tra qualche giorno perché ci sta un po'. Magari loro stanno seduti a raccontarsi a grande sì, sì, bravo. Sì, sì, capito? Sì, certo. Ma signore, no, gli dà appuntamento online. Mamma mia. Capito? Magari quello non ha mai toccato il computer. Non sa neanche, bravo, bravo. Antenne, non sa come ma si è complicato per noi. È complicato per noi trovare queste codici, che è tutto facile, sì, come no. Ma che facile? Io per fare iscrizione Emanuele. Io vorrei sapere chi è sto programmatore. Mezza giornata. Sto programmatore, questi programmatori geniali che fanno sti siti che non sono intuitivi, manco no, per il niente, cazzo. Guarda, io niente. Cioè non riesco a capire. E viva Steve Jobs, lui ci ha inventato. Ma tu ti ricordi i vecchi computer? Come no? Mi ricordo andavo in ufficio da mio padre quando tante volte mi prendeva da scuola. Mm-hmm. C'erano i computer, quelli con la scritta verde. Certo, quelli col cursore, e lampeggiava e tu dovevi scrivere. Che erano solo numeri numeri e lettere. Esatto. Entravi in un programma che non era per niente intuitivo. No, 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 era difficilissimo. Io, cioè, oggi un bambino si mette davanti al computer telefono, e gioca. Intra, io mi ricordo che andavo lì e scrivevo così, mi divertivo, mandavo in stampa, niente, uscivano. Sì. Ma niente. Cioè, dopo un po' mi annoiavo perché tanto più di tanto non è che potevi fare. No, 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 no. La scritta verde. La scritta verde, il fondo cursore, nero. Bravo. E il computer grigio, cioè quello era. Sì, 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 il capoccione. Sì, il capoccione sì. Grigio, erano sti cosi giganti. Sì, 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 sì. Per fare i calcoli. Sì. Sì, fondamentalmente sì. Che pure prima io mi ricordo che era il 91, 92, ancora c'era la classe meccanografica. Papà era al centro meccanografico proprio del San Giovanni. E io mi ricordo che in uno delle tanti licei che ho fatto, ho fatto stenografia. Mia mamma anno. C'è stenografia. Un anno ho fatto stenografia. Oh, era una cosa difficilissima. Stenografia e dattilografia. Oh, era proprio difficile. Stenografia è difficilissima, è una cosa poi personalissima. Mamma mia. Che invece è utilissima tra l'altro. Assolutamente. Perché scrivi solo, sai solo te quello che scrivi. Brava. Vero, mia madre me lo diceva. Brava, brava. Sì. Cioè non è una che faceva altra stenografia poteva intuire. Belle cose che non tornano più. No. Più avanti al mondo più torniamo indietro. Più si torna indietro quando vai a vedere. Allora l'altro giorno, questo perché l'uomo vuole sempre migliorare, vuole sempre cambiare. Allora, tu guarda, nella natura dell'uomo. Guarda la pena Bic, no? Hanno fatto una foto, l'ho visto, dal 1940, da quando è stata inventata a oggi. È cambiata. Ah no, è sempre quella? Ah, vedi. Una cosa che va bene, che una cosa che funziona, che te la devi cambiare. Perché la devi andare a migliorare. Come l'essere umano, da 2 milioni fa, a questa parte sempre lui, pensa che
se la natura lo modifica modificare ogni volta. Che eravamo. Infatti. Geneticamente modificati. I dinosauri, se tu ci vesti, quanto hanno campato i dinosauri? Tipo 200 milioni di anni, certo. Più o meno calcolano questo. Sì. L'essere umano calcolano 1,5 milioni, massimo 2 milioni. Sì, guarda la moneta. 2 milioni di anni, guarda che abbiamo combinato. I dinosauri stavano tanto bene, convivevano. L'essere umano non campa. La colpa è dell'essere umano. Non assolutamente. Sì, sì. Il cervello, perché c'è sempre da migliorare. È vero. Devi sempre andare a cercare qualcos'altro, devi andare a rovinare altri pianeti perché hai rovinato questo. Poi sempre per l'accrescimento personale, ed economico. Non c'è mai una cosa economico di qualcuno, poi. È sempre individuale, mai a livello collettivo. Cioè, sì. Quando c'è scoperta, usiamola tutti, usiamola che va bene. No, quando la scopri qualcuno ci deve guadagnare, e quando quel qualcuno lo ammazzano. Sì. Quando qualcuno lo divulga lo ammazzano. Tipo Tesla che aveva pensato di fare la corrente gratis per tutti. E via. Vabbè. Andiamo a fare così. Vabbè, dopo ste perle di saggezza. Dopo ste perle. Te gusta? Molto. Che bello. No, con un paio ci facciamo 2 francettini. Mm-hmm. E poi quando mettiamo il lucido esce fuori. È tutto splendido, splendente. Splendido, splendente. Brillantante. Col brillantante. Grazie Nicole, scusate che non vi rispondo, ma giustamente questa signora a un certo punto deve andare via. Se mi metto a leggere. Ho visto adesso. Mica sono l'unica. Ma voi se mi seguite a me, e usate il mio codice sconto, che io ve ne sono comunque grata. Dopo tutto quello che ti ha detto, come se non ci fossero altre aziende. lo so, ma questo è un discorso lungo. Sai, l'azienda non è che è la mia, io non è che posso avere influenza.
Certo, non sarò mai sua amica, non mi interessa, cioè, però non, l'azienda non è la mia. Ci mancherebbe, ma un po' come se lo fosse anche tua. Grazie. Beh, sì, diciamo che c'è tanto cuore in quell'azienda, questo sì. Queste me le tengo, queste cose belle che mi dite, certo. me le tengo, eh. Anche perché le live si possono, qui di TikTok, si possono scaricare, ma i commenti poi non rimangono i commenti, rimane lo schermo pulito. Ah, ecco, solo per questo io proprio a lei non l'avrei dato il codice sconto. lo so, tesoro, non ho potere su questo, neanche lo voglio. Basta parlare, perché non voglio fare pubblicità, per cortesia, a qualcuno per cui non provo simpatia. Basta che voi mi seguite a me e quando dovete acquistare utilizzate il mio. In questo modo a me già mi fate del bene. Anche quando mi dite queste cose già mi fate del bene. In questo mondo di squali. Grazie Beatrice. Quando ho le unghie naturali faccio più male agli altri che con le unghie. Sì. Poi non è facile lavorare con le unghie lunghe come ce l'hai te. L'abitudine, ormai è l'abitudine. È una gestualità, una posizione differente da... Quando ho le unghie naturali graffio faccio. Perché comunque l'unghia naturale è molto più tagliente dell'unghia... Sì, questo è vero. De plastica, perché de plastica, certo, parliamo qua. Certo. Tondeggiate, cioè, sì. Le nostre sono un po' armette. Sì, infatti nascono con quello scopo, diciamo. Lì. Grazie.
astronave a terrare. Ti cercano. Vai, vai, aspetta. Allora, se mi volete scrivere per questa punta, questa si chiama Laconetta. Laconetta perché l'ho chiamata io così. Io c'ho. Se volete dare il nome a qualche cosa a pagamento, io vi trovo i nomi. Ciao! Quando ho finito lei, dopo stacco e poi dopo un po' riattacco che mi faccio le unghie. Se qualcuno... Accendetevi la campanella qua perché mi pare di capire che TikTok non avvisa per niente, non manda più. Io le ricevo le notifiche di qualcuno, però effettivamente di tanti che quando vanno in live non la ricevo. Sì, che dici? Sì, dai, questo è troppo scuro. Sì. Questo è bello, eh? Sì, perché due questo frame. Sarebbe troppo, quello è troppo chiaro. Simile. Invece questo è... Sì, va benissimo. Ok, no, aspetta. Qui la paletta è tanto carina, però a volte se la lasci aperte... No.
si illumina. Facciamo le due centrali? Tu, sì, penso di sì. Che dici? Sì, dai. Sì. Sì, dai, le due centrali. Questo, eh? Sì, sì, quello, quello. No, non c'è secca. No, è troppo... No, aspetta, aspetta, trovo un altro più... Ne sa, più sul viola. Brava. Più brava. Sul viola. Sì. Allora mi prendo il... Aspetta, mi prendo il liner. Che c'ho il liner viola che è bellissimo. Più sul viola perché sì, è la, sì, la paglietta è viola. Sì. No, non c'è secca, sì. No. Vabbè, oh. Ah. Se non c'è secca, c'è secca. Questo. Penso di sì. Questo c'è secca. Sì, perché tanto. È proprio del colore dei cuori. Sì. Sì. Questo sì, c'è secca. Spengo? Ma è il mio figlio. Un attimo che... Sì, questo sì. No, è la sua tonalità più... No, l'altro non ci azzeccava. No. Ma aspetta, no, scusa, aspetta. Ha già trovato altro. No, altro, però... French lo facciamo sempre. Facciamo queste... Giusto. Già. Facciamo tante volte il French, sì. Dai. Sì, no, è vero, è vero. Ecco, tanto per un tocchetto, dai. Sì, sì, meglio, meglio. E forse pure è il French meglio, poteva essere un po' pesante, no? Sì, 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 giusto. Condivido. Ecco, molto carino. Facile, facile. Lo vado che faccio sulle altre? Che dici? Troppo. Troppo? Non lo so, dai, dimmi dai, te. Vai, vai. Troppo. Vai così, dai. Vabbè, mo te lo guardi. Mo te lo guardi mentre faccio questo e mi dici se lo vuoi pure sulle altre. E tu che dici? Per guardando tu lo sai. Oddio, no, dai, lasciamole così. No. Con due. Sono troppe, no? Mi fai vedere come l'ho messi? Scusa, che ho già dimenticato. Dentro li ho messi tutte e due, vai. Sì, beh, tutte sembra un po'... Sì, poi dopo magari è troppo, dai, sì, per il tuo stile. Ecco. Sul pollice no. Va bene. Che dici? A me basta che mi dici. Vabbè, subito. Vabbè. Che dici? Le sì, sì, il pollice dai, forse dai, lo rifinisce. Che va grossa. Bene, va bene. Dai. Magari va bene sul prossimo. Sì, sì. Te lo posso fare anche sul polso, sul naso, sul... sul palmo. Sì, così sì. Almeno sono... C'hanno le due... Sì, vai. Ci sta. Yes. Sì, sì. Facciamolo sull'altro, che non ci manca.
Senti sto rumore che di... È il vento? No. È Gaia che salta con col pallone lì. Nel terrazzo? No. E si fa al vuoto, non so come... Ma ti capelli ne fa... Cioè una vibrazione... L'aria che si muove, l'aria che si muove nella casa... Ma pensate... Cioè, mai avrei pensato nella vita. Brava, hai detto bene. Che numero dice là? 36. No, aspettiamo un attimo. Cate... Ci sei? No. In vita? Perché mi dice in vita? No, non c'è. Non c'è. Mi farò la destra, mi farò la mano destra con mia sommo dispiacere. Dammi va. Se devi lavorare la sinistra. Hai capito qual è il problema? Che poi con una mano, cioè... Sì, un po' una rottura di scatole. Perché devi, tu bene o male tieni un dito. Esatto, e sì. Invece così si fa tutto al contrario senza te ne. Esatto. Carino il pollice. Molto, molto, sì. Aggiungiamo un yes. Oh, stavo fuori. Vabbè, mo vedete l'altro. Tanti auguri per la mano destra. Lo so. Spiritosa. Vieni. La faccio in live insieme a voi. Tanto ti sembra che lavori uguale con la destra, con la sinistra, no? Faccio fatica, faccio tanta fatica. Però magari chi vede è diverso. Sì, però... C'hai comunque la... È un allenamento. Guarda, la questione di lavorare con la sinistra, così come scrivere con la sinistra, sì. È tutta questione di allenamento. Però dove trovi tutto sto tempo per allenarti? E poi siccome è una cosa che, come ti posso dire, o ti interessa o non ti sì, se sì, è una cosa che uno eh. Non, vieni, non gli interessa, un finish che mantenga il bianco del French, eccolo. Allora io di BSN utilizzo questi due, che sono il Quick Finish e il Diamond. Quando ho qualcosa di bianco utilizzo il Quick. Perché c'ha più filtro antigiallo. Ah, Nicole è proprio la mia segretaria, cioè potrebbe rispondere tutto quello che io penso. Bravissima. Poi fa un sacco di ginnastica lei perché con sta palla. Guarda che sto pensando di comprarmela. Sì, sì. Di comprare quella da bambini, diciamo, a misura sì, bambini. Quella... sta quella dei grandi. Oh, fa un sacco. Stavo pensando di comprarmela sta palla. Tutto il giorno, quando stiamo a casa, tutto il giorno. Vai dalla cucina. Ma pure il pomeriggio, quando cioè lei proprio tutto il giorno vive sta lì su quella palla. Il suo monopattino. Brava. Gira, dammi l'altra. Ciao, grazie, fammi vedere. Via. Via dentro. Via dentro, via dentro. Che mo ciao Maddalena, grazie.
Dai, siamo un po' San Valentino. Molto San Valentino, ci piace. Gira. Erano le 14. Forse un pochino prima delle 14. Ah no, è vero, sì. Sì. Quanto ci ho messo? Vai. Muy bien. Adesso voglio fare una cosa che ho visto fare che credo che funzioni. Quando si spegne poi me la dai. Eccola. Sai già cosa farti? Forse. Ti senti le mani meno secche? Sì. Ma quando metti la crema idratante. Esatto. Sì. Ti piace Black Opium? Sì. BSN c'ha l'olietto per cuticole all'odore di Black Opium. No. Yes. Allora, sapete che è sta schiuma? Niente di meno che acqua micellare. Pensate. Acqua micellare che è messa in questo contenitore. Infatti io l'ho comprata più che altro per il contenitore, perché poi quando mi finisce la travaso una qualsiasi acqua micellare. Ok, lì che dice? 113. Va bene, vieni. 113. Belle, dai. Molto. Così idrata anche la pelle, anche le cuticole. Sì, sono sempre molto secche. Perché molto... l'olietto ce lo dovresti avere sempre in borsa e anche sul comodino prima di andare a dormire. E niente, serve per ammorbidire la pelle della cliente che appunto, come dicevamo, 9 su 10 sì, è vero. Non si curano. E poi dopo tutta la polvere che giustamente pure noi gli tiriamo addosso con la limatura, eccetera, eccetera, sono sempre un po' secche le mani. Quando si mette le creme in viso. Sì, poi le mani... e dopo te la devi... quando hai finito sul viso te la devi passare sulle mani. Allora, questo è... ve le faccio vedere da dritte. Oh santo Dios. Così. Questo è il risultato. Unghiette semplicine con... ecco, qui si vede bene il cuoricino. Cuoricino incapsulato. Dove state qua? Eccolo.
Niente. Allora, grazie per essere state qua. Allora, mai vista l'acqua micellare che fa la schiuma dal dispenser? Adesso voglio tutte a fare questa cosa, Soprattutto quelle che creano contenuti. Adesso voglio vedere tutte che tirano fuori questa novità e che se la sono inventata loro. Lancio frecciatine? Sì. Ciao ragazze, ci vediamo più tardi che mi faccio le unghie. Ciao ciao.